Quindi sia Giuseppe Napoleone che Gioacchino Murà, la prima cosa che fecero, l'omaggio a San Gennaro, l'omaggio a San Gennaro con Murà che fece l'omaggio, e la famosa corona di San Gennaro c'ha un diadema molto importante che risale proprio al secondo re francese, Gioacchino Murà. Tutti sappiamo che Murà non era assolutamente religioso come Giuseppe Bonaparte, no, che aveva sposato la sorella. Però la prima cosa che fecero andarono in processione, in picchetto al Duomo permanente. Sì, e sì, quindi sì. Lì si fecero un po' più accorti rispetto al passato. Ma anche perché, Luciano, ad adiuvando con quello che dici tu, mentre nel 1799 c'era solo l'istinto di predare. Sì. Non tanto Giuseppe Bonaparte il primo, ma quando Gioacchino Murà aveva, cullava dentro di sé l'ambizione di diventare re di Napoli e quindi di stabilirsi definitivamente in quel territorio. Ecco perché è importante l'omaggio a San Gennaro. Lo dimostra soprattutto con il